È arrivato il 12° anno, il premio di umorismo e satira Cartoon C, il concorso nazionale di vignette satiriche e umoristiche rivolto ad artisti italiani inerenti ai temi della sicurezza, del lavoro e dell'ambiente. L'evento, che ha preso il via dal 2009, è organizzato da SEA Gruppo di Fano, azienda leader nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente, e il tema di questa edizione è Nessuno Escluso, dedicato all'inclusione nel mondo lavorativo. A partecipare al concorso 111 artisti che hanno presentato più di 180 vignette selezionate dalla giuria, composta da Lele Corvi, Giancarlo Covino, Michele Ambrosini, Luciana Forlani e Oscardo Severi. Al primo classificato un premio di 1000 euro, 500 ai secondi che quest'anno sono due, mentre 200 euro alla vincitrice del premio Origone Under 29. Si aggiudica il Grand Prix Cartoon C a Dario Campagna, con una citazione della famosissima foto del pranzo sul grattacielo, dove al posto dei lavoratori dei primi del Novecento inserisce tutte le categorie di lavoratori che dovrebbero essere inclusi e non discriminati. Marilena Nardi si aggiudica il Pri Cartoon Sea con una simbolica illustrazione di un mondo di mondo del lavoro rappresentato da una chiave inglese e un'ascesa da un mondo che sembra un carcere da un cuore che rappresenta l'accoglienza, ed è un percorso purtroppo in salita, ma che ci auguriamo che si avveri. Marco Tonus, l'altro Pri Cartoon Sea, con molta ironia rappresenta la discriminazione di un ex nano cresciuto da parte del suo mondo di lavoro. Il premio speciale Franco Origone, dedicato agli Under 29, invece va in buona fede, Federica Giglio, che ovviamente non ha bisogno di molte spiegazioni, si riferisce alla discriminazione nel mondo del lavoro e non, di cui è vittima la donna. Sabato 27 agosto, dalle ore 18:30, all'interno di Palazzo Bracci Pagani, centro storico a Fano, verranno premiati i vincitori e inaugurata la mostra con alcune delle migliori opere partecipanti, visibile fino al 10 settembre. Abbiamo ritenuto e riteniamo ancora dopo 12 anni che affidarsi alla satira sia stato vincente, perché questo strumento consente di raggiungere un pubblico vastissimo, dal quindicenne all'ottantenne, perché è immediato, grande soddisfazione da parte della società che rappresento e grande volontà di proseguire su questa strada.